La leggenda della bella Neda. Le terre bulgare sono depositarie di centinaia di miti e leggende. Molte traggono la loro origine da eventi reali. Più spesso sono una combinazione fra realtà e fantasia. Col passare del tempo, la tradizione orale ridipinge la realtà conferendole delle sfumature stravaganti. L'etnica pure ha le proprie leggende. Per lo più narrano di coraggiosi atti di ribellione contro i turchi. Tale anche la leggenda della bella Neda. Una volta, molto tempo fa, nel villaggio di Gorsko Slivovo viveva una ragazza di nome Neda. Era così bella che di lei si infatuavano tutti i giovani del villaggio, sia bulgari che turchi. Ovunque apparisse Neda, ai raduni di paese, alla fontana del villaggio o alle danze nei giorni di festa, giovani e vecchi ammiravano la sua figura graziosa, i suoi lunghi capelli folti e la sua pelle candida. La corteggiavano anche i giovani bulgari, ma quelli turchi erano più temerari. Un giorno fecero un patto segreto e rapirono la ragazza. La caricarono su un carro e si avviarono alla volta di Suhindol. La loro strada attraverso le montagne passava vicino a Hajdushki Kladenets, il pozzo degli Hajduki. I giovani decisero di sostarvi per riposare e per abbeverare i loro cavalli. Appena si fermarono, Neda gridò invocando aiuto. Per fortuna, gli Hajduki si trovavano nei paraggi in mezzo al bosco. Sentendo le grida della ragazza, si precipitarono verso di lei, attaccarono i rapitori e la liberarono. La giovane però non volle tornarsene a casa, in paese, per fare la massaia e danzare in piazza. Neda partì insieme al gruppo, a fianco degli uomini Hajduki. Intanto i turchi, furibondi, alla fine si rassegnarono e proseguirono per la loro strada. Da allora fino ad oggi, la località è chiamata Pustiata.